Ed eccoci qui in un nuovo video di preparazione all'asta del Fantacalcio, ragazzi. Oggi andremo ad affrontare un altro caso spinoso, uno dei tanti che ci stanno portando all'asta del Fantacalcio. Sto parlando di Francesco Caputo, il bomber del Sassuolo. È da prendere all'asta del Fantacalcio. Prima di cominciare col video ti chiedo di iscriverti al mio canale se ancora tu non l'avessi fatto. Qua si parla un sacco di Fantacalcio, trovi veramente tanti contenuti sul Fantacalcio. E poi ti chiedo anche un bel like, così YouTube mi considera un po' di più. Ultima cosina, se vuoi prepararti ancora di più all'asta, vuoi anche avere un altro parere, vai a vedere il libro di Fantacalcio Pro di Abel Alves, che trovi qui sotto in descrizione. Tra l'altro c'è un'ampia sezione sul mantra e quest'anno va via ad un prezzo più scontato rispetto allo scorso anno, e c'è anche qualcosa in più, è aggiornato. Per cui Fantacalcio Pro di Abel Alves, se vuoi farti una lettura su Fantacalcio, lo trovi linkato qua sotto. E ora andiamo a vedere Ciccio Caputo, è da prendere all'asta del Fantacalcio? Come vediamo nella schedina qui dietro di Transfermarkt, Francesco Caputo è una punta del Sassuolo di 33 anni, giocatore dal ottimo rendimento normalmente, veramente rendimento molto alto di questo calciatore, ma che nell'ultimo anno ha avuto sfortuna, ha avuto un infortunio che di fatto da gennaio in poi gli ha fatto rendere poco e niente. Ora, a sentire le sue dichiarazioni, di infortunio alle spalle, addirittura sogna di tornare in nazionale. Ciccio Caputo, tra l'altro, era stato convocato da Mancini e sarebbe andato all'Europeo non avesse avuto i suoi problemi fisici. C'è da dire però che l'infortunio di Caputo, la pubalgia, è un infortunio che spesso torna di nuovo fuori. Ora, io gli auguro di no, perché mi piace tanto come giocatore, perché lo consiglio spesso al Fantacalcio, anche se purtroppo non l'ho mai avuto nella mia rosa. Però la pubalgia è un infortunio che spesso torna fuori e soprattutto se hai 33 anni può essere veramente limitante questo infortunio, cioè ti può far fare una decina di partite fuori o giocando male, e insomma è un infortunio fastidioso che tende a riproporsi. Ora andiamo un attimo a leggere le statistiche di Caputo, poi vi farò una mia valutazione e vi dirò se puntare o no a questo forte attaccante del Sassuolo. Allora, qui vi faccio vedere le statistiche di Ciccio Caputo con la maglia del Sassuolo. Come vedete, stagione 2019-2020, 21 gol fatti, quindi da top assoluto, e 7 assist, 3 gialli che sono insignificanti. 21 gol e 7 assist. L'anno scorso era partito bene, poi dopo però, a causa dell'infortunio, quando poi è ritornato non ha reso tanto. 25 partite, 11 gol e 5 assist per lui, che comunque puoi dire ok, non è un brutto rendimento, non sei andato sotto i 10 gol, comunque sei in doppia cifra, hai fatto degli assist, però da lui ci si aspetta sempre almeno una quindicina di gol. Infatti nel suo primo anno di A con l'Empoli, 2018-19, aveva fatto ben 16 gol in 38 partite con 3 assist, e in B con l'Empoli lì aveva fatto il devasto. Nel 2017-18 26 gol e 7 assist per lui, ma era il campionato cadetto. E volendo a conferma della sua qualità di bomber, però sempre in B, nell'Entella in due anni aveva fatto 40 partite all'anno, un anno 18 gol, l'altro anno 17 gol, tra cui in un anno 10 assist. Però parliamo di Serie B, parliamo di Serie A noi, perché il Fantacalcio si gioca con la Serie A. Quindi questo è stato il suo score nel Sassuolo: 21 gol il primo anno, 11 gol, 5 assist il secondo, e ci fu l'anno dell'Empoli, Empoli che poi dopo è andato in B, 16 gol per lui. Quindi questo è assolutamente un attaccante minimo da seconda fascia, quindi un attaccante da 15 gol in su. Per me la prima fascia parte dai 20 gol in su, la terza fascia dai 10 gol in su, e poi restano gli altri attaccanti, diciamo. E appena uscirà il listone troverai qui i video con tutti i giocatori divisi per fasce di appetibilità. Alla luce di quanto abbiamo visto, cosa mi aspetto io realmente da Caputo? Se non ha infortuni, io da Caputo mi aspetto quest'anno 15 o 16 gol, non credo che vada oltre alla ventina di gol, quindi io mi aspetterei da lui 15-16 gol. Ed un giocatore così è tra il primo e il secondo slot, diciamo più da secondo slot. Il top sarebbe affiancargli un top, ma è una cosa veramente una mission impossible, a meno che non giochiate in 6, perché Caputo qua andrà via una cifra molto alta. Quanto pagherei io
Ciccio Caputo. Io Caputo quest'anno non lo pagherei più di 80 barra massimo 90 crediti su 500 in una serie fantacalcio 8. Perché? Perché non ho una gran certezza della sua resa dal punto di vista fisico, al di là dell'età che conta poco, ce l'ha dimostrato Quagliarella, ce lo dimostra Ronaldo. Il problema è proprio l'infortunio della pubalgia che si può riproporre. Io ovvierei a questo problema se dovessi acquistarlo comprando anche quello che sarà il suo secondo, che sia Raspadori o Scamacca. Infatti voglio farvi vedere un attimo anche le statistiche di questi due giocatori. Scamacca l'anno scorso al Genoa ha fatto in 26 presenze 8 gol e 2 assist, non male, mentre Raspadori nel Sassuolo in 27 presenze ha fatto 6 gol. Va detto che Raspadori ha un po' più di presenze in A, perché anche lo scorso anno aveva fatto 11 presenze e 2 gol sempre nel Sassuolo, e l'anno ancora prima alla prima presenza in A. Scamacca dal punto suo invece ha il fatto che aveva fatto un campionato da titolare in B nell'Ascoli, aveva fatto 9 gol, non male, però è Serie B, ma era molto molto giovane. Raspadori 21 anni, Scamacca 22, siamo lì, siamo lì. Perché ti dico di comprare il suo secondo, che sia Raspadori o Scamacca non importa, uno e due vedrete che il Sassuolo lo cederà, o almeno in prestito. Vi dico di far questo perché qualora lui abbia un qualche problema, se Caputo avesse un problema fisico, almeno avresti il suo titolare di un attacco, sempre che non venga ceduto Berardi o qualcun altro, un attacco molto forte, un attacco che punta di continuo, che fa tanti gol l'attacco del Sassuolo, per cui comunque ti tuteleresti e andresti, diciamo, a prendere una seconda casella per il tuo attacco tra i tuoi 6 slot, diciamo prenderesti un'altra casella spendendo poco. Per rispondere alla domanda se è da prendere Ciccio Caputo al fantacalcio, ti dico sì, tutelati assolutamente con la sua riserva, che sia Raspadori o Scamacca, però non considerarlo quel top assoluto, nel senso, se devi scegliere tra puntare lui o Ronaldo, Lukaku o anche volendo Vlahovic, non aver dubbio, punta sugli altri, tienilo come un attaccante da secondo slot. Ora ti chiedo, lascia un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensi tu di Caputo, se lo punterai al fantacalcio o meno, e che resa potrebbe avere, anche che resa potrebbero avere Scamacca e Raspadori. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo un bel like, l'iscrizione al canale, e ti voglio ricordare un appuntamento: Fantacalcio YouTube Italia, il 19 agosto alle ore 16 saremo qui in live a sfidarci per una vera asta di fantacalcio tra youtuber. Vedrai proprio l'intera asta, sarà un'asta del fantacalcio a 10, e vedrai così a quanto andranno via i giocatori, chi verrà puntato, le varie strategie di tutti gli allenatori, le scommesse, chi proprio non viene considerato, per cui sarà molto utile per te che quasi di sicuro non avrai fatto l'asta. Ricordati, asta del fantacalcio YouTube Italia, 19 agosto ore 16, trovi già il link qui sotto, puoi andare a mettere il promemoria. Ciao e buon asta del fantacalcio a tutti. Ah, fantagol_real su Instagram, ciao.